specializzazione. Non sarò breve come un tempo Gismondi sul Corriere dello Sport, una famosa rubrica che è lunga 3 pagine. Sarò realmente breve in tempi televisivi, ma voglio dire che per noi il lavoro è quello al passo coi tempi, come è stato ribadito in numerosi interventi, ma i tempi non possono essere quelli della fase pandemica, in cui federazioni sportive, società si sono attrezzate per fare tutto in house ed escludere dal lavoro sia i giornalisti per motivi dettati inizialmente dal comitato tecnico scientifico, poi non più, ma soprattutto quelli che noi definiamo giornalisti per immagini, i fotografi, gli operatori, i quali spesso vengono messi fuori da un sistema piuttosto farraginoso. Abbiamo recuperato molte relazioni con le leghe di calcio, più complicato il lavoro con la Lega di Serie A, dove il presidente Bartoli ci ha lasciato, ma abbiamo avuto problemi e dobbiamo avere la forza sia dell'ordine che del sindacato per poter far rivalere i nostri diritti al racconto dello sport in presa diretta. Dicevo, 76 anni di storia, siamo ovviamente gruppo di specializzazione legato alla casa madre Federstampa, così come siamo anche associazione benemerita del CONI. Questo doppio ruolo non è una culla per poter ondeggiare da un lato e dall'altro, ma è anzi un obbligo doppio a rispettare il dettato statutario di ambedue, diciamo, le nostre fonti ispiratrici. Chiaro che noi proviamo a difendere il diritto al lavoro, ma la Federstampa che nascerà dopo questo congresso, il gruppo dirigente, ha il compito non di vigilare, non ha un compito vigilante, ma un compito di sostegno per i gruppi di specializzazione che devono tornare ad avere un ruolo molto importante. I genitori di Paciolla mi ricordano il nostro impegno sia sul territorio come napoletani, ma in tutta Italia. Poi ci siamo battuti per Regeni, Consittin, Picchetta, ed è giusto, abbiamo dovuto fare accesso a tante situazioni. Spingeremo affinché questi fari siano accesi anche sui presidenti di calcio che mandano via il collega negandogli l'accredito alle partite perché ha scritto qualcosa di sbagliato sul proprio sito o di non gradito, più che di sbagliato, senza colpo ferire. Quindi un sindacato forte a fianco dei gruppi di specializzazione che scenda sul campo concretamente anche in tempi super rapidi, come il mondo dello sport obbliga a fare, perché noi anche a Ferragosto siamo costretti a chiedere alla Lega o alle società di accreditare il tale collega o poter far lavorare gli altri. Noi non chiediamo privilegi né di fare il selfie con i protagonisti, ma soltanto di poter lavorare per raccontare uno dei più bei momenti del nostro paese che, come hanno dimostrato le Olimpiadi dopo la fase pandemica, è appunto il racconto dello sport. Grazie e buon lavoro.